Bentornati, bentornati a Citofonare ad Inolfi. Allora, vi avevo promesso l'ospite della prossima citofonata, lo sveliamo, è l'onorevole Simone Baldelli, tra le tante cose. Ciao Simone, autore anche di un libro che in questo periodo sta andando per la maggiore, perché si intitola, pensate un po', Viva Montecitorio, Guida pratica ai misteri dell'aula della Camera. Caro Simone, prima di parlare del libro, dammi qualche indicazione sulla, diciamo così, interpretazione autentica. Dopo 24 ore mi sa che avrete costruito delle parole di Silvio Berlusconi di ieri, molto forti, dure. Intanto quella sul 10% dei parlamentari riconfermati ha agitato un po' il gruppo parlamentare, questa dichiarazione, Ma intanto è una dichiarazione che ha, che poi è stata, diciamo, corretta parzialmente, che ha eccitato molto il mondo dei media e della stampa. Poi in realtà c'è stata una precisazione in cui si diceva che in realtà sì, c'era questo 10%, ma c'era anche il 50% di che provenivano dal mondo del lavoro, delle professioni, e che magari già erano stati in Parlamento in questa legislatura, e quindi magari avvocati, professionisti, imprenditori che se lavorando bene avessero dimostrato di essere particolarmente capaci, sarebbero certamente stati riconfermati. Quindi alla fine, ma per dire che cosa? In fondo, che non avendo poi cambiato la legge elettorale, la sensibilità di Berlusconi in questo momento è anche, come è giusto che sia e come è giusto che fosse anche per tutti gli altri partiti, sulla composizione di liste credibili, perché è di tutta evidenza che a questo punto la composizione delle liste diventa anche un elemento discriminante e centrale nel dibattito politico. Oggi i quotidiani d'area, diciamo così, da Libero, che titola proprio a tutta pagina: dai Silvio, rottamali tutti, Berlusconi annuncia che non ricandiderà il 90% degli attuali parlamentari, è quel che vogliono gli elettori delusi. E anche il Giornale ha un bel catenaccione di prima pagina: Berlusconi sfida il Premier e pensiona 9 parlamentari su 10. Insomma, la dichiarazione è stata cavalcata, a quanto pare piace, insomma. A quanto pare piace, perlomeno alla stampa, e certamente va incontro a un'esigenza che in qualche modo richiede un certo ricambio. Dopodiché, e lo scrivo chiaramente nel mio libro, che di questi tempi suona molto in controtendenza come titolo, è vero che a Montecitorio e in genere nella politica, possiamo dirlo in maniera più chiara, mi sei buon testimone anche tu Mario, c'è anche, al di là degli scandali lusi o fiorito, una quantità di persone che seriamente, con competenza, svolge quotidianamente e nell'ombra il proprio lavoro, perché poi fare questo fa meno notizia dello scandalo che purtroppo campeggia sulla prima pagina dei giornali quando accade. Ricordavo ieri che ci siamo trovati insieme alla 7 a discutere con un po' di super burocrati, no? Quelli che prendono stipendio sontuoso, molto spesso superiore a quello dei parlamentari, non sono stati eletti, non devono rispondere, stanno nel loro posto decine d'anni, tutta la vita magari, e ho messo in comparazione tutto questo con le notizie di cronaca che arrivano per esempio proprio oggi sui giornali degli arresti al Ministero dell'Agricoltura. Insomma, c'è una super burocrazia che probabilmente è un cuore nero più casta della casta dei politici. Sì, e beh, questo può accadere. Tra l'altro ci fu un dibattito anche abbastanza serrato tra me e un altro interlocutore che era in studio in quel momento, che sosteneva che in realtà sì, questa cassa dei burocrati, è vero, poteva fare un po' i propri interessi, però insomma erano tutti onesti, mentre i politici erano l'esempio peggiore dell'immondizia italiana. E in realtà poi si dimostra che non è così, che tra i politici, tra i burocrati, in tutte le categorie ci sono mele marce, e quindi bisogna, diciamo, cercare di imporre al sistema un sano, per alcuni aspetti, ricambio, un concetto di rotazione, un concetto di trasparenza. Ma pensiamo semplicemente per esempio alle società di rating, cioè signori che attraverso una loro review, diciamo, danno un loro giudizio, danno i voti agli stati, alle aziende, alle imprese, e che hanno una situazione patrimoniale
di cui nessuno si occupa, che non mettono la faccia sulle decisioni che danno e magari dal loro giudizio dipende ad esempio diciamo la possibilità di far guadagnare o perdere miliardi in borsa. Tutto questo meccanismo nebuloso fa capo a logiche, a meccanismi in cui nessuno ci mette la faccia, la politica diciamo ce la mette, e quindi per una volta tanto abbiamo scelto un libro che per alcuni aspetti parla della buona politica, per altri racconta, e diciamo in questo senso sazia un po' una curiosità da parte del lettore, che cosa c'è dietro a tante cose di cui sentiamo parlare in TV, le fiducie, le votazioni, i dibattiti parlamentari, gli scontri sull'ostruzionismo, sui decreti. Che cosa è tutto questo? Come funziona davvero? Quale lavoro enorme di preparazione c'è nelle dinamiche che regolano i lavori parlamentari e nello scontro spesso quotidiano e durissimo che c'è tra maggioranza e opposizione? Lo spieghiamo in Viva Montecitorio, guida pratica ai misteri della Camera. Editore Rubettino, 10 euro, un bel regalo di Natale, finalmente una notizia positiva. Uno spot proprio, bravo, uno spot proprio da grande pubblicitario. L'hai fatto leggere a Berlusconi questo Viva Montecitorio, punto esclamativo, faccio notare che nel titolo c'è il punto esclamativo. Perché lui non mi sa, non è uno che proprio si mette a strillare Viva Montecitorio. Io, per esempio, alla Camera non lo vedo proprio mai, non gli piace, mi sa, venire da quelle parti. Diciamo che in questo momento Berlusconi è occupato in tante altre cose, e però da Presidente del Consiglio poi si occupava di politica internazionale, di politica interna, di politica economica. Diciamo che spesse volte il rapporto tra Esecutivo e Parlamento è stato oggetto di grandi critiche. Pensiamo a quanta filosofia, quanta letteratura c'è stata sull'abuso della questione di fiducia, e anche lì si dimostra un fatto, purtroppo diciamo al tempo di Berlusconi, ma diciamo anche del governo Prodi, ogni volta che il governo metteva la fiducia c'era il sollevarsi degli scudi di tutti i costituzionalisti, le opposizioni e via dicendo. Lo hanno fatto tutti alternativamente sul fatto che si mortificasse il Parlamento, che non si avesse rispetto della rappresentanza. Col governo Monti la fiducia, anche per la situazione internazionale, è stata messa in una maniera diciamo sistematica e quasi settimanale su tutti i provvedimenti, e ormai è diventato un fatto diciamo di rito su cui nessuno obietta più. Noi ne votiamo un'altra oggi alle 18, alla Camera, votiamo la fiducia al decreto sviluppo. Ma te la voti? Com'è l'atteggiamento in aula? Che fate? Vi astenete? Diamo una notizia, insomma. Credo che il PDL dovrà astenersi in coerenza con quanto ha fatto la scorsa settimana, anche perché si tratta poi di un provvedimento che non fa impazzire, diciamo, per i contenuti che ha assunto. Ogni decreto, ogni provvedimento che rischia di passare in questo momento avrà delle... sembra quasi un decreto omnibus, quindi io credo che in coerenza con quanto fatto la scorsa settimana anche in questa occasione ci si atterrà, dopodiché l'impegno del PDL è approvare la legge di stabilità, e dopodiché il percorso sembra abbastanza chiaro e segnato. Quando si vota secondo te? 24 febbraio? Questa si sente dire essere una delle date più probabili, vediamo quello che succederà nei prossimi tempi. Ci sono ancora alcune piccole incognite, piccole grandi incognite nel nostro sistema politico, nello schema di gioco diciamo con il quale si arriverà alle elezioni. Speriamo che si chiariscano al più presto e che si riesca a fare una campagna elettorale, questo me lo auguro davvero e lo auguro per tutti, con un profilo alto e su contenuti seri. Si sono arrabbiati contro Berlusconi in Europa, Merkel, PPE, un po' tutti insomma. Ho capito, ma sai, molto c'è di polemico e strumentale in questa operazione, dopodiché non si capisce quale elemento di arrabbiatura possa dare il fatto che una persona che ha vinto le elezioni nel 2008 e che quindi ha governato in un modo o nell'altro, facendo determinate scelte politiche, noi crediamo bene, legittime, anche tenendo in qualche modo i conti in ordine in un paese in cui tenere i conti in ordine era quasi una rivoluzione rispetto al passato, con delle politiche che non sono state fiscalmente repressive, che ha portato avanti un progetto politico che a un certo punto, sull'onda dello spread, perché su quello è stato, si è costruita
diciamo, la pressione su Berlusconi, e senza essere andato sotto in una votazione parlamentare, senza mai essere stato sfiduciato, si è messo da parte per permettere quello che tutti i grandi poteri forti di questo paese e anche qualcuno diciamo di livello internazionale, europeo e non, chiedevano, cioè quella di un governo di grande coalizione, quindi ha dato spazio al governo Monti, oggi si sottoponga con il bagaglio, il portato di 3 anni e mezzo, 4 di governo al giudizio degli elettori, perché così è giusto che sia. Non credo che questo debba sollevare scandalo, né tantomeno debba sollevare scandalo il fatto che si sia anticipato di 15 giorni la fine della legislatura. Arriveranno anche notizie interne al PDL, leggo di Gasparri e La Russa in uscita, la Meloni anche, che lo spacchettamento che ieri ha fatto presagire Berlusconi, Forza Italia da una parte, ExN dall'altra, poi magari legati da un vincolo coalizionale, è l'orizzonte su cui vi state muovendo? Ma io so che da questo punto di vista ci sono lavori in corso in diverse direzioni, vediamo quale sarà, diciamo, la scelta anche oltre che politica, anche strategica, che verrà fatta alla fine. Credo che però tutto questo dovrà essere fatto in una maniera, se sarà fatto, nella maniera più logica, più intelligente, più seria e anche più strategica possibile. E allora, grazie a Simone Baldelli, viva Montecitorio, punto esclamativo, il suo libro Strenna per Natale, ti piace come lancio proprio pubblicitario? Mi sembra un lancio bellissimo. Il vicepresidente dell'aula che si è fatto fare la prefazione dal presidente del gruppo del PDL. Tu sei vicepresidente, il tuo presidente Fabrizio Cicchitto ha fatto la prefazione al libro, non ti ho chiesto neanche le imitazioni, ormai ti fanno fare sempre quelle in radio, e io dico no, vabbè, Baldelli oggi gli facciamo fare il vicepresidente. Una sana eccezione. Dai, dai. Forza, grazie, ciao Simone mille. Baldelli, una buona giornata. Buona giornata.